Radio Radicale, siamo col vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli del Partito Democratico per parlare della situazione politica. Allora, noi abbiamo visto che durante il 1º maggio è proseguito questo pressing sulle dimissioni di Siri. Allora, come definirebbe questa situazione? Pensa che prima o poi la Lega cederà e quanto questo, diciamo, colpisce i due azionisti di maggioranza? Ma stanno facendo due parti nella stessa commedia. In realtà ci diano le dimissioni di Siri e della Raggi e magari si concentrino sulle condizioni del paese che vediamo sono molto precarie, non riusciamo ad avere investimenti, a trovare misure per la crescita. Stanno pensando addirittura a flat tax, che significa che se io e lei andiamo a mangiare una ragosta e una pizza e poi ci dividiamo il conto nella stessa misura, è un imbroglio. Abbiamo bisogno di concentrarci sullo sviluppo perché altrimenti questo paese si fermerà e quindi di rigonfiargli le gomme che sono a terra. In questo momento questo dovrebbe essere l'impegno del governo, invece vediamo un litigio continuo, una commedia, una farsa, un governo che è arrivato al capolinea, ne prendano atto. In questo momento loro stanno pensando all'Italia dei ricchi, noi vogliamo pensare all'Italia di tutti. Due ultime valutazioni. Allora, come giudica il fatto che oggi siamo usciti da quella che era stata definita la recessione tecnica, che è stata valutata come un trionfo? E volevo sapere cosa pensa anche del fatto che le agenzie di rating in qualche modo hanno graziato il nostro paese. Sì, siamo stati graziati, ma questo non vuol dire che stiamo riprendendo fiato. È uno 0, mi pare 1, 2. Prefisso di Milano. È un prefisso telefonico di Milano, insomma, e quindi vuol dire che siamo ancora molto al di là di un impatto che il paese, di cui il paese avrebbe bisogno per quanto riguarda la crescita. Se non c'è crescita, naturalmente ci sarà un problema che riguarda non solo chi non ha lavoro, ma anche chi ha lavoro. E la condizione sociale di questo paese ci preoccupa particolarmente. Loro si accontentano di uno 0,2, beh, chi si contenta gode, però penso che magari il prossimo trimestre, se non affrontano delle questioni strutturali del nostro paese, beh, forse magari ci ritroveremo con qualche meno davanti a questi prefissi telefonici che mi pare stiano lontani da un impatto che il governo dovrebbe avere nel concentrarsi sulle condizioni economiche degli italiani. Bene, grazie a David Sassoli.